Buonasera, buonasera a tutti, nessuno escluso. Abbiamo già lavorato su questo iPhone 6, abbiamo riparato alcuni problemi, ne resta uno che vediamo se è possibile fare qualcosa. Dal titolo che ho messo sul video dovrebbe essere chiaro che stiamo parlando di vedere se è possibile, naturalmente se è possibile significa forse non è possibile ripristinare il wifi di questo iPhone 6. Mentre su Facebook la diretta è iniziata, su YouTube sta iniziando. Quindi siamo in diretta in contemporaneamente sia su Facebook che su YouTube. Vi saluto, è iniziata anche la diretta, naturalmente ci mette un po' di più, ma la visualizzazione su YouTube è migliore. Intanto saluto già Gaetano Gaetano, Enzo Giuliano, Serafino Capristo, Pino Conte, eccetera. Dunque, allora abbiamo il wifi che non è selezionabile. Questo telefono comunque ha questi guasti perché è stato assemblato in modo non consono. In pratica hanno fatto dei trafori del Monte Bianco davanti con le viti, no? E noi stiamo cercando di supplire a questo fatto, cioè che davanti il signore che ha cambiato il vetro l'LCD ha inserito delle viti qui e qui e anche qui sbagliando, che erano molto superiori alla possibilità. In pratica ha avvitato, 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 ha fatto i suoi danni, lo sa, è consapevole perché era presente quando gli ho detto: guarda, ho fatto dei problemi qui, vedrò di rimettere a posto. Intanto qualcosa ho fatto offline perché non posso sempre essere in diretta, no? Beh, anche ho altre cose. C'ho l'alunno che devo seguire, deve crescere, no? Daniele, che mo adesso poi fa. Siamo stati fino a poco fa a chiacchierare, è andato via e quindi io adesso volevo fare il resto, cioè vorrei vedere se si può riattivare il wifi. Allora, vi dico cosa ho fatto nel frattempo, così magari mi seguite nel mio discorso e possiamo capirci. Togliamo intanto l'Omicron qua, la nostra fotocamera, e torniamo sulla nostra qualità di 4K, che è data da questo aggeggio della Sony, che è veramente erbacio. Allora, naturalmente per chi sta su Facebook siete ospitati sul mio iPhone 7 Plus e sto riprendendo con lui. Intanto saluto anche Maurizio Del Re, Leonardo Miceli, Massimo Mangiatesta, ciao. Allora, dunque, io intanto ho fatto qualcosa. Cosa ho fatto? Ho cercato di recuperare un valore che mancava sul chip del wifi. Cosa mancava? Mancava la linea dell'1,8 volts. In pratica mi sono accorto, facendo la diagnosi, che la 1,8 che dovrebbe arrivare qui non c'era. In genere, quando manca la 1,8, molti tecnici la vanno a prendere qua giù dalla resistenza. Ma purtroppo, e questo lo devo dire, la resistenza non ce l'ha questo valore. Quindi mancava la 1,8 sia qui che qui. Allora, cosa ho fatto? Io sono andato a vedere le linee, vi faccio vedere adesso anche tramite lo Zillion. Salutiamo anche Antonio Casolaro, ciao. Sono andato a vedere le linee sullo Zillion e mi sono accorto che questa linea che porta la corrente viene dalla CPU e va a finire in un punto davanti in alto. Dunque, intanto dalla CPU viene dalla piazzola che si chiama AL4, ok? E questa qui è una linea che, dunque, intanto per chi sta su YouTube posso far vedere anche, come si dice, il mio Zillion, quindi il software. Ma facciamo vedere anche in qualche modo anche chi ci sta seguendo da Facebook, così riusciamo a capire che stiamo parlando. Ora, questo è lo schema di cui vi stavo dicendo qualcosa. Io vi zoomo un attimo la piazzola qui sulla CPU, che è questa qui, da cui diciamo deriva la corrente a 1,8 sul wifi, e quindi è la piazzola AL4. Se guardate il mio Zillion, e adesso mi riferisco anche a chi mi sta seguendo da Facebook, se guardate il mio Zillion, qui nella barra di stato dice VLAN PC PERS L. Questa è la linea che va a finire poi sul C5215, che è il condensatore che sta proprio lì accanto al wifi, e la piazzola è questa, AL4, ok? Bene, questa qui si sposta, questa piazzola, vedete c'è una linea rossa, no?
dalla CPU, piano piano andiamo avanti e arriviamo a questa zona qui, guardate, ecco qui, dove la scheda madre fa il braccetto e qui ci sono, vedete, una, due, tre tracce insieme, compresa la traccia, quella nostra, quella che ci serve a noi per recuperare il voltaggio da 1,8. Ok? Bene. Questo lo sto dicendo sia a voi di Facebook che a quei signori che mi stanno seguendo da YouTube. Cosa ho fatto quindi io? Ho scavato la scheda madre. Questo l'ho fatto offline, per cui non, voi non avete bisogno di dire, però qui ho scavato la scheda madre in questo punto per farmi capire. Eccomi qua, siamo adesso sul microscopio. Per chi mi sta seguendo da YouTube, naturalmente la visione del microscopio è superiore a quella di vederlo in altro modo. Eccoci qua. Ho fatto qui un buco, adesso c'è il solder mask. Poco si vede, però lì passa quella traccia da 1,8, l'ho misurata, era 1,8, e l'ho ponticellata sul punto dove non c'era la corrente. Sarebbe a dire il punto dietro, adesso vi faccio vedere dallo zillion, togliamo intanto l'omega, il punto dietro dove va a finire questa traccia rossa. Quindi se adesso io zoomo sullo zillion dietro, capite dove ho messo il ponticello. Eccoci qua, l'ho messo qui su questa piazzola PP3157, quindi è un punto di controllo PP3157RF. Quindi ho qui messo un filetto, l'ho saldato e ho collegato questa parte direttamente con la linea che veniva dalla parte che ho scavato. Ok? Spero che sto parlando in modo comprensibile. Ok? E quindi in questo modo ho recuperato la corrente da 1,8. E vi faccio vedere, scansiamo un attimo il tutto. No, l'ho però recuperata totalmente purtroppo, ma insomma, in parte la corrente mancava. Questo è il mio multimetro. Qui abbiamo poi il telefono. Allora, per farvi vedere facciamo così. Adesso lo accendo, mettiamo in modalità VOLTS, alimentiamo la scheda con un alimentatore da banco e con la Power Pro. Quindi la dobbiamo accendere, no? Per vedere se c'è questa corrente. Adesso lo alimentiamo. Ok, l'alimentiamo e accendiamo. Andiamo a vedere questo voltaggio. È acceso, sì, ok. Allora, un attimo solo, eccoci qua. Allora, accendo l'alimentatore da banco, accendo la scheda. Ecco qui che è acceso. Adesso andiamo a vedere questo voltaggio che prima non c'era. Naturalmente non lo possiamo vedere sul ponticello perché essendo ponticellato non riusciamo a vedere nulla, ma possiamo vederlo accanto, ovvero da che cosa? Accanto qui abbiamo un condensatore da cui possiamo rilevare il dado. Qui c'è il nostro multimetro con i caduti che usciranno. Adesso ci inquadriamo naturalmente sul microscopio per poter andare a prendermi i dati. Allora, chi sta seguendo da YouTube vedrà che ho inquadrato il mio multimetro e c'è lì il telefono. Allora, dovrebbe avere 1,8, no? Sul condensatore. Andiamo a vedere se ce l'abbiamo. Qui mi segna 0 perché. Ah, perché segna 0? Il telefono è acceso, dovrebbe esserci la corrente, però forse ancora perché finché non si avvia il telefono lì l'alimentazione non ce l'abbiamo. Vediamo adesso se è arrivata. Qui sta ancora 0 a quanto pare, niente ancora. No, non mi dire che ora la corrente non arriva perché io ho fatto appunto il bypass per far arrivare la corrente anche lì. Sembrerebbe che adesso non c'è questa corrente. Rimisuriamo. E infatti siamo a zero. Perché non arriva la corrente? Vediamo se la corrente sta passando. Sì, questa è la corrente di base, come vedete è acceso il telefono. Anche qui dovremmo avere un VOLTS 3, un VOLTS 4. Ce l'abbiamo. Perché qui non c'è più la 1,8? L'ho messa io diretta. Vediamo un po'. No, siamo a zero qui.
È strano questo ponticello allora, perché funzionava fino a 2 secondi fa, adesso sta a zero. Bene, andiamo a controllare davanti allora, perché è strano, perché il ponticello l'ho fatto, se non si è scollegato e non si è rotto, eccolo qui, doveva da mandarci il voltaggio. Un po' se sta tutto collegato, sì. Allora, non capisco perché, ma la corrente sembrerebbe che non arriva. Vediamo se non c'è. Ah, eccola, adesso è arrivata, vedete? Però non è precisa. Invece di essere 1,8, come vedete, è 1,719. Io però questa corrente l'ho presa dalla fonte principale, cioè la CPU, no? La CPU che dovrebbe alimentare il nostro CD Wi-Fi dovrebbe dare questa corrente, no? Invece da 1,719. Poi la cosa ancora strana è questa. Allora, qui la corrente c'è, no? Adesso. Ok. Poi non c'è, però qua giù dove sta la resistenza, perché sa, questa stessa linea prosegue qua sotto ed è diretta, non può non mancare. E invece se vado a misurare adesso la resistenza, vedete? Non ho nulla. 0000. Quindi vuol dire che la corrente non c'è nemmeno qui. Adesso ce la portiamo su questa resistenza, anche qui la corrente, e speriamo che si riattivi il wifi. Questo è il mio progetto, perché io mo la corrente l'ho presa dalla CPU, l'ho mandata dove non c'era, e come avete visto ci ha messo tempo, ma è arrivata. Mancherebbe nell'altro posto. In genere c'è quando tutto funziona, no? Ora ce la portiamo per forza. Facciamo un altro ponticello che prenda la linea da dove l'abbiamo messa e la porti laggiù a quella resistenza. Chiaro per tutti? Ok. Allora, ci vuole un filo schermato, naturalmente, perché avendo a che fare con un filo che passa in mezzo a tutto, deve essere schermato. Quindi prenderemo per questo ponticello non questo filo qui da 002 perché è troppo tenero, prenderemo quest'altro qui che è da 0,1, da 1 mm in pratica, perché resiste di più nei lunghi tragitti perché è schermato. Ok, allora la scheda madre è questa, la resistenza sta all'angolino là, abbiamo appena aperto un po' diciamo la parte qui metallica per poter lavorare, ma così è ancora poco, non ci entro per niente con la saldatore, per cui devo ancora allargare un pochettino. Prendo una tronchesina e andiamo ad aprire. È sparita la tronchesina. Eccola qui. Allora, tronchesine servono ogni tanto, no? Attenzione, se non va bene, che potrei anche. No, vabbè, sto scherzando su. Non la uso su di voi le tronchesine, solo per lavorare. Allora, apriamo qui perché c'è la resistenzina famosa dove diciamo si alimenta la rete LAN, quindi wifi non funziona né il wifi né il Bluetooth. Poi è grave la questione, perché funzionasse almeno il Bluetooth, no? Beh, a parte che col Bluetooth ci puoi mettere le cuffie, col wifi invece ci puoi anche utilizzare la navigazione, che è meglio. Però io direi di togliere questo pezzo di lamiera, però avendo cura di non rompere l'antenna. Qui la togliamo quest'antenna, se no tra un po' l'abbiamo fatta secca pure questa, e non è giusto, no? Allora, si può sempre cambiare, ma perché non scansare? Ora li mettiamo a posto. Allora, la sto togliendo dalle scatole. Ecco qua. Ok, dicevo di rimuovere questo pezzo di lamiera per lavorare comodi. La spezziamo, ecco qui, così la nostra resistenzina è visibile e possiamo lavorare. Ok, e andiamo. Bene, il telefono diciamo che da morto adesso è abbastanza vivo, però cioè, penso che il wifi sia un valore aggiunto, poi se non si potrà attivare, amen. Io per i miracoli, non essendo io che ne so, una divinità, non sono Dio, mi sto attrezzando per i miracoli, ma talvolta non mi riescono. Allora, questo qui lo teniamo fermo qua, sta antenna, perché sennò sta in mezzo alle scatole. Andiamo a mettere un filetto sulla resistenza che sta qui, e lo portiamo a prendere la corrente che arriva qua giù. Così la portiamo anche qui e spero che si attivi. Ora
questa resistenza poi, andiamo a vedere un attimo sullo zino che giro fa, perché mi devo rendere conto, no, dallo zino stesso che cosa combina. Torniamo nella parte in basso, quindi. Allora, sto facendo vedere a chi sta su YouTube lo schema che prendo dallo zino. Eccola qui, la resistenza sta qui a quest'angolino. Dunque, da un lato sta sulla VLAN PCI per L, dall'altro invece dove va? Clicchiamolo. Ehi, amica, almaccia tua. Io clicco ma non si clicca, proviamo così. Ah, non si può cliccare dall'altra parte perché è una massa? Guardate, guardate. Sì, scusate, ma io, il mio schermo, lo schermo del mio computer, che sarebbe quello di qua, non lo schermo quello grande touch che uso per vedere meglio, ha i colori sfalsati, nel senso che siccome si sta rompendo, non mi fa il colore grigio, ma me lo fa bianco, e quindi io non riuscivo a capire che era una massa, e perciò non è cliccabile. Quindi l'altra parte è una massa, di qua doveva prendere la 1,8, ma non la prende, gliela portiamo noi, perché poi questa sembrerebbe un'altra linea a parte rispetto a quella che io vi stavo facendo vedere, e che va a finire più o meno, vediamo un po' dove va a finire vicino qui al wifi, sì. Poi bisognerebbe sapere che giri immensi fa, perché dice la canzone, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Allora, va bene, abbiamo aperto la scocca, andiamo a mettere il filetto, bando alle ciance, cerchiamo di essere brevi e speriamo che si riattivi il wifi, perché se non si riattiva in questo modo, l'alternativa è togliere il chip del wifi e ripollarlo, però siccome la corrente c'è, potrebbe anche riprendere a funzionare, ok? Dunque, mettiamo lo stilo per saldare. Oh, vi ringrazio perché state chiamando in molti, perché ho messo in offerta il corso per tecnico di laboratorio e molti sono interessati e si stanno iscrivendo. Bene, vogliamo passare Natale insieme? State sfruttando la situazione perché il prezzo è buono, il corso pure è buono, lo faccio io. Se non è buono, che lo faccio a fare? Poi potremmo chiedere anche a chi l'ha già fatto, per esempio qui Daniele lo sta facendo. È alla seconda settimana ormai, poi ce ne sono passati tanti qua, anche tanti che anche oggi un altro mi ha detto, un altro ragazzo mi ha chiamato dicendomi che grazie a me sta lavorando, cioè grazie al fatto che io gratuitamente, come sto facendo adesso, metto online delle cose utili per lavorare, lui sta lavorando. Fa piacere, no? Perché io persi il lavoro quando avevo 50 anni, ormai 13 anni fa, e mi sono arrangiato, mi sono, diciamo, inventato questo lavoro e mi piace che un'altra persona che non ha lavoro possa trovare lavoro, grazie a me, perché in fin dei conti capisco la situazione, ci sono passato pure io, no? E se posso aiutare, aiuto. Sono passati tanti qui che ho aiutato che non avevano lavoro, non faccio dei nomi, ma mi ricordo benissimo anche di una persona che venne a piangere da me, dicendo che era in cassa integrazione, che non aveva né arte né parte, che a breve sarebbe anche finita la cassa integrazione. Adesso lavora, non dico chi è, ma se lui mi sta ascoltando capirà che sto parlando di lui e che grazie a me sta lavorando. Magari poi ci sono quelli che mi dicono grazie, ci sono anche quelli che invece di dirmi grazie me lo mettono in quel posto. Ma che volete, la vita, no? Il mondo è fatto così, il mondo è vario. Ci sono i riconoscenti e ci sono i non riconoscenti, sapete? Mi ricordo tempo fa che anche un certo Gesù, non so se vi ricordate quella parabola famosa in cui lui guarì dei lebbrosi, beh, di 10 che ne guarì, uno solo tornò a dirgli grazie, gli altri guariti, grazie, cioè grazie. Se ne andarono contenti, ma non andarono da lui a dirgli grazie, mi hai guarito. E quindi succede, se è successo a un certo Gesù una cosa del genere, che non l'hanno manco ringraziato, anzi, mi sembra che qualcuno per grazie l'ha messo in croce, ma pensate se me lo possono fare a me. Che cavolo, fin dei conti io che sono. Ok, no, ma che c'era? Sembrava che si era saldato, invece no, vabbè. E invece non si era saldato. Vabbè, rifacciamo. Ehi tu.
E tu, siccome immobile, date il moltasso spiro, poi se la bicicletta si fa un altro giro, ti devi saldare lì, non comincia a fare storie. Andiamo. Mamma mia. Ok. Beh, adesso secondo me è saldato. Allora, questo filo deve fare il giro del mondo, per cui cominciamo a farglielo fare. Ecco, arrivare a più o meno qui, lo tagliamo a misura. Chi taglia a misura vuol dire che misura bene. Voilà. Questo è da 1 mm, quindi è bello resistente. E gli facciamo fare questo giro per prendere la corrente. Adesso non lo fisso perché voglio vedere se riprende la linea. Se riprende la linea del wifi, allora lo soldermaschiamo alla grande qui, lungo questa linea che sto traccheggiando adesso, no? Per ora intanto vado a prendere la corrente, poi che Dio ce la mandi bene, non sarebbe male. Ok, ecco qua. Vediamo se la possiamo prendere qui la linea, sì. Io direi di prenderla qui, di incrociarla qui, la linea, però diciamo che mettiamo un po' di soldermaschio sotto per fare in modo che poi non vada in corto sulla scheda, il punto che noi incrociamo, e poi andiamo a fare la saldaturina. Quindi qui mettiamo un po' di soldermaschio qua sotto. Perché poi qui ci adageremo quella cosa che abbiamo saldato, no? Non voglio che vada in corto sulla scheda. Ecco, fissiamo il soldermask e poi procediamo, eh. Allora, intanto vi stavo dicendo che c'è chi ringrazia e chi no. Purtroppo il mondo è fatto di brave persone, anche di grandi, se mi passate la parola, anche di grandi stronzi. Che volete fare? La vita, no? Perché io, almeno quando mi fanno del bene, dico grazie, sono riconoscente. Poi c'è invece chi gli fa del bene e ti mette invece e te lo mette in quel posto. È la vita. Aspettatevi sempre che qualcuno, invece di dirvi grazie, anzi, si prende pure tutto il resto. Che volete? Comunque, stavo parlando del corso per tecnico di laboratorio che è in offerta, lo vedete, offerta natalizia, sconto valido per voi che mi state seguendo online, e penso che sia un buon prezzo se avete naturalmente voglia di imparare, di mettervi, diciamo, a fare qualcosa di più utile, no? Poi, sì. Io stavo facendo la diretta proprio stamattina, c'era un imbecille che stava commentando che io rapinavo, vediamo se ce n'è qualcun altro, Vito Lo Sacco, ciao, che poi ogni tanto qualcuno si collega a un nome fittizio e insulta. Dunque, salutiamo Angelo Marche, riparalo, poi Aldo Verna, Vito Lo Sacco, Daniele Iannotti, Pasquale Falco, Sonny Dilda, ormai devi trasferirti a Shenzhen. Oddio, grazie Sonny. Poi c'è Antonio Vasta, buonasera, Claudio Forgione, Yassine Lafti. Quando salta con quel filo non va in corto appoggiando su, no, perché è schermato. Antonio Alessandro Redda, buonasera. Giustamente lui dice: ma se poi questo filo tocca i componenti non va in corto? No, perché è schermato, altrimenti non lo metterei quel filo, no? Non sono così, come si può dire, poco preparato da andare a mettere un filo che naturalmente va in corto. C'è qualcun altro che non ha salutato? Antonio Piacello, Giuseppe Vitulano, ciao, Gianluca Ricciardi, Tony Di Costanzo. Sto salutando quelli che mi stanno seguendo adesso naturalmente con un altro canale che è Facebook. Sono in diretta in contemporanea, ve lo ripeto, sia su Facebook che su YouTube, no? E quindi magari alcuni non lo sanno, lo ripeto. Allora, fissiamo intanto il soldermask e poi andiamo a saldarci il filo sopra, quindi anche non solo non va in corto sui componenti, ma qui adesso io dove salderò, dove il filo sarà quindi scoperto. Io ho fatto in modo che ci sia soldermask e non vada in contatto con nulla. Poi metteremo anche un po' di soldermask sulla saldatura per fare in modo che quando la adagiamo sulla scocca, anche in questo caso non tocchi da nessuna parte
e non vada in cortocircuito. È normale perché queste cose vanno pensate prima, no? Ok? Intanto qui a Roma sono le ore 20 e 18. Oggi è stata una giornata campale perché abbiamo lavorato tanto, tranne una piccola pausa in cui ci siamo concessi di andare qui vicino a un ristorantino giapponese. Oh, ogni tanto fateci passare qualche sfizio. Non capita tutti i giorni di andare ai ristoranti, assolutamente no, anche perché poi con questo lavoro non so chi è che diventa ricco. Io per ora ricco non sono diventato, ma c'è chi può diventare ricco e buon per lui. Io forse sono troppo stupido per diventare ricco. Sarà pure che spreco, non lo so, metteteci quello che pare voi, io no. Io ricco no, perché sto sempre in bolletta. E mi sa che finirò in bolletta. Che volete, la vita? Allora, andiamo a salutare questi due figli, eh. Li saldo qui, eh. Poi controlliamo se c'è la 1,8, che poi è 1,7, non è proprio 1,8, ma speriamo bene. Dopodiché andiamo a vedere se si è riattivato il wifi. Perché tutto questo per far riattivare sto cavolo di wifi che è improvvisamente e prematuramente scomparso. Ah, signor Roberto, lei oggi l'ho chiamata per dirle questo fatto. Lei mi ha dato le polidì, ma non si ricordava la password. Già, meglio guarda. Meglio che niente, purtroppo i dati in questo modo sono andati perduti perché quando uno deve ripristinare un telefono perché lei non si ricorda la password, purtroppo i dati se ne vanno a carte 48. Taglio il filo che avanza, eh? Ecco qua. Allora, abbiamo fatto la cucitura. Adesso dobbiamo anche solder mascare da questa parte perché sennò poi adesso non toccherà da nessuna parte, però quando lo mettiamo giù poi toccherebbe sulla scocca e andrebbe in corto, no? Per cui adesso diamo una pulitina, mettiamo un altro goccio di solder mask e poi andiamo a vedere se finalmente abbiamo ottenuto intanto la 1,8 anche sulla resistenzina là e poi se adesso finalmente funziona il wifi, perché tutti questi ponticelli, taglio della scheda madre eccetera, lo stiamo facendo perché si ripristini, no? In modo adeguato e completo il funzionamento della rete wifi. Poi naturalmente per chi lo vuole sapere, perché io condivido sempre le mie dritte, posso in dettaglio mandare uno schema di come ho fatto il ponticello nella traccia nascosta, eccetera, e come va fatto anche questo, eccetera. Voi chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto, perché noi di iPhone Assist la porta la apriamo qualche volta con calma perché lavoriamo, perché quindi uno fa una domanda, non è che deve subito avere la risposta, ma insomma la diamo la risposta. Ok? Prima o poi. Se andate di prescia dovete pagare, perché chi va di prescia paga. Il gratis non si pretende la velocità. Poi se possiamo essere veloci, ok. Su alcune cose siamo veloci. Saluto anche Davide Sedda, Zappitello Lorenzo, Marvan Yassin, Luca Mingione, Paolo Bocca, Tony Di Costanzo, Gianmarco Ricciardi, eccetera, eccetera. William, a voi, ah, ciao William. E poi chi abbiamo qui? Ah, ecco un altro, vediamo un po'. Giuseppe, fai le rapine, e così mi hanno detto oggi. Che faccio le rapine, che sono un truffatore, che vuoi la vita, no? Beh, però l'importante è che me l'hanno detto, perché non me ne ero accorto. L'invidia è brutta bestia, ma in questo caso non è invidia, è una persona che secondo me se l'è presa perché io ho un gruppo WhatsApp, no? E l'ho cacciato da quel gruppo perché secondo me non si è comportato bene e quindi la sua vendetta adesso è parlare male di me. Che volete, la vita, no? Io a me se mi cacciano da un gruppo dico vabbè, ma hai cacciato, ciao. Non è che cacciato, poi mi pare pure brutto dire cacciato. È stato estromesso da quel gruppo, ce ne sono 2 miliardi di gruppi che esistono solo il mio gruppo su internet, e sono tanti. Vai via dal mio, ti iscrivi ad altri 2.000 gruppi, eccetera, eccetera, no?
Allora, la corrente l'abbiamo rimessa. Voglio vedere se c'è. Non arriva subito, come avete visto, però l'importante è che adesso ci sia anche la corrente su quella resistenza e poi vediamo se, mettendo il telefono in modalità completa, abbiamo anche il wifi che si è riattivato. Intanto vado a controllare col multimetro, che è questo. Intanto se l'ha messo in pausa lo riaccendo. Se la corrente c'è tornata, no? Se abbiamo pagato la bolletta in pratica. Allora, non so se torna subito, torna domani, perché poi avete visto ci mette un po' ad attivarsi, no? Allora, vado a vedere sulla resistenzina prima di tutto. Sta un po' più qua. Dove ho fatto il ponticello, se ci sta questa 1,8, 1,7, insomma. Oh, ci sta già. Che succede? Non prendo bene. Eccolo qua. Sì, la 1,8 c'è. Sulla resistenzina è tornata. Oh, stavolta una cosa rapida, vediamo anche qua giù dove prima ho misurato che non c'era subito, ci sta già? Magari. Sì, allora vuol dire che forse che fosse la volta buona. Vediamo. Possiamo spegnere, quindi la corrente ho verificato, c'è. Sol del masco l'ho messo, quindi siamo coperti, allineati da eventuali corti. Togliamo questo aggeggio che ho messo per fermare questa antenna. L'antenna, questa qui, il coassiale, lo mettiamo alla fine. Ora lo tolgo definitivamente però perché così impiccia, poi lo rimettiamo. Allora, eccoci qua. Ho fatto un macello per cercare di riattivare questo wifi. Ponti, ponticelli, mi sono diventato un ponticellatore alla grande. Speriamo bene perché mo tutto sto lavoro. Per far riattivare il wifi, se non si è riattivato lo picchiamo sto telefono. Mannaggia la miseria. Poi questo è andato pure in acqua perché qui il sigillo, vedete, è rosso questo, no? Si vede il rouge? Sì. Voilà. Dunque, vabbè. Ci siamo quasi, eh? Togliamo da qui il multimetro perché si lavora meglio con il tavolo un po' più libero. Ok, allora ci dovremmo essere, che il wifi si dovrebbe essere riattivato, dovrebbe, sempre il punto interrogativo. Poi vi dico tutta la vicenda di come ho trovato la traccia, perché poi, mamma mia, per trovare la traccia sono diventato minatore, dovevo scavare, scavare, scavare. Poi per capire qual era, non è stato facile perché sullo ziggy hanno riportato un disegno, ma in realtà sulla scheda madre ho visto tutt'altro, per cui non è proprio uguale. Quindi mi sono un po' impazzito nel cercare com'era e quindi ho dovuto fare continuità un po' di tutto per cercare di capire, in fin dei conti è una cosa banale, no? Come era congegnata la questione. Allora, ci siamo pronti, eh? Possiamo accendere e vedere se il wifi finalmente è tornato su questo telefono. Spegniamo la luce così si vede meglio, la mela c'è. Dunque, quando il wifi non funziona, fateci caso, sul telefono le funzioni sono rallentate. Il telefono si avvia con difficoltà, quando entrate nei menu li apre lentamente, invece quando è attivo il telefono funziona più veloce. Ora ci sta pensando a partire, come vedete, ho sporco questo schermo. È partito, TouchID non funziona. Sarà riattivato il wifi? Speriamo di sì, vediamo. Menu. Caspita! Attivo! Wifi attivo di nuovo, vediamo anche nell'impostation. Allora, wifi non connesso, vediamo se le reti le vede. Beh, l'antennina manca, quella per amplificare, però, come vedete, il wifi l'abbiamo recuperato. Grazie ad iPhone Assist Roma, perché adesso vi dico come ho fatto. Perché qui il wifi era grigio, grayed, no? In inglese ho messo il titolo sul mio sito YouTube, ma anche, non so se l'ho messo anche qui su Facebook. E adesso è attivo, mo mettendo l'antenna mi prendo pure tutte le altre. Sapete l'antenna quella che sta qua dietro? Non l'ho messa per adesso perché era una prova. Però portando la 1,8 dove mancava, prendendola dalla CPU perché la traccia, vi ripeto, l'ha interrotta il cliente, l'ha massacrata questa scheda madre, io ho dovuto farmi un casino, come diceva, amore, ho fatto un casino,
l'ho riportato. Adesso, voi fare l'abbiamo riattivato, quindi fatemi un applauso, un bel like it, perché questa è stata un'operazione delicatissima. Qui con me c'era Daniele che può testimoniare che mi sono fatto 5 ore di lavoro per rimettere a posto il wifi di questo telefono. Di per sé non prendo una lira in più di quello che ho pattuito con lui, eh. Pattuito 90 euro, non vi aspettate chissà quanto. Gli ho riparato 4 tracce, quindi era morto, l'ho riportato vivo e tutto il resto. In più, gli ho anche voluto riparare il wifi, che non era nelle previsioni, perché non è che gli poi ho detto: sai, Roberto, c'è anche il wifi, quanto mi dai per riparartelo? No, l'ho riparato e basta, perché avevo il piacere di cercare questa cosa. Vi condivido la soluzione, sempre se volete che ve la condivida, perché se voi non volete che ve la condivida, tanto dice lui, chi se ne frega, io non ve lo dico, però ve lo voglio condividere perché è sempre così, no? Che faccio queste cose. Allora, prima di tutto, vi dicevo, andando a prendere il nostro Zillion, ok? Ho visto che mancava. Dunque, intanto la diagnosi per il wifi, che spiego anche qui al corso per tecnico di laboratorio, si fa partendo da una diagnosi diretta sulla scheda madre. In pratica, cosa si fa? Si va a vedere se la scheda madre del cliente, in questo caso del signor Roberto, ha tutte le alimentazioni che deve avere per funzionare il wifi. Ok? Nel caso di questa scheda, ho guardato, c'erano tutte le tensioni tranne una, la 1.8 di cui sto parlando. Come si fa? Allora, sono partito dalla diagnosi della parte anteriore dove c'è il click, c'è una parte nascosta. Chi naturalmente non ha visto il precedente video starà dicendo: ma questo di che sta parlando? Sto parlando di quello che puoi andare a vedere nel precedente video, che qua davanti c'è un punto di riscontro che va misurato e va cercato il voltaggio, deve essere 0,9 volts e quello c'era, quindi nessun problema. Questo punto di riscontro, così giusto per curiosità vostra, ma anche per completezza, si chiama, è un PP, quindi è un punto di controllo, si chiama, allora eccolo qui, PP 3105 e c'è scritto CLK 32K barra B. Allora, chi mi sta seguendo da Facebook non lo vede, allora lo faccio vedere. Questo qui, punto di controllo, sta nella parte anteriore, è questo e va grattato per scoprirlo. Qui dovete trovare una tensione di 0,9 volts. Quando naturalmente il telefono è acceso, tanto condivido per chi sta seguendo da YouTube il video, qui in questo punto famoso, questo qui, il click ci deve stare solo se naturalmente è acceso il telefono e se la corrente quindi circola 0,9 volts. Questo PP, ripeto la sigla perché poi lo potete cercare sul software, PP3105, primo check, quindi 0,9 volts qui, ok. Poi secondo check si fa nella parte di dietro, è sempre un PP pure quello. Switchiamo accanto al wifi. Allora, accanto al wifi qui, anche qui ho dovuto grattare per scoprire questo punto di controllo che si chiama PP3157, che è quello famoso che vi stavo dicendo, per chi ci segue da Facebook è questo, sta accanto al wifi, e PP3157 lo riduco per far vedere, questo è il wifi, accanto qui, questo qui è il punto di controllo, dove deve essere la 1.8 e dove la 1.8 non c'era. Mancava completamente, causa naturalmente danneggiamento della scheda madre. Quindi questa tensione mancava. Poi abbiamo trovato altrove le altre tensioni da misurare, ovvero sui condensatori accanto c'era la 1.8, mi riferisco a questi due, la VLAN VDD 1.8, vi faccio vedere anche per chi ci segue da Facebook, sono questi condensatori qua. E qui deve essere presente anche qui la 1.8 e la linea è questa che dice qua. VLAN VDD IO 1.8, ok? Questa c'era e infine c'era anche quest'altra, la clicchiamo lassù su questo condensatore qui. Altro voltaggio da verificare se qui almeno ci sono da 3,7 volts in su e questa c'era. Infine si va a controllare anche questa induttanza qui L5201, se qui abbiamo intorno agli 1,4-1,8 volts, anche perché questa qui alimenta la VLAN
SR VLX. Quindi in questo telefono, in questo particolare telefono, c'erano tutte le tensioni tranne quella che sta qui, la 1,8. Ok? E il telefono era più che rotto, tracce interrotte, la 1,8 qui non c'era e mancava anche sulla resistenza in fondo. Perché in genere molti tecnici, quando manca la 1,8, che fanno? Vanno in basso dove sta questa resistenza vicino alla NAND. Per voi che mi state seguendo da Facebook, sarebbe questa resistenza qui, l'R7119, che sta vicino alla NAND. Da qui fanno un ponticello fino a lì prendendo la 1,8 da qui. Però qui la 1,8 nemmeno qui c'era, perché questa scheda madre è stata danneggiata altamente. Allora, cosa ho dovuto fare io? Ho dovuto guardare i livelli dell'iPhone 6, cioè voi sapete che ogni telefono di iPhone è fatto di livelli sovrapposti. Nel caso dell'iPhone 6, ma come anche negli altri, sono 6 livelli, sono scritti qua nello giro, vedete? Layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no? 8 livelli. Li ho dovuti attivare per vedere queste linee qua dove passavano all'interno della scheda madre. A me interessava vedere come recuperare questa corrente, ok? E come si recupera la corrente? Si recupera andando a vedere i livelli. Quindi ho attivato questo livello qua, layer 1, e mi si è illuminato niente. Ho attivato layer 2 e finalmente mi è comparsa questa linea rossa, che è una che va qui, ma questa qui non mi serviva, perché questa qui, naturalmente, venendo dalla resistenza dove non c'è la corrente, non ci faccio nulla, ok? Allora ho fatto switch davanti, parte anteriore naturalmente, e vado a vedere dove passa la corrente. E mi sono accorto, guardate qui con me, che questa corrente, come stavo dicendo in questo video, parte dalla CPU, ragazzi. Aspettate che mo andiamo sulla CPU. Parte dalla CPU, da questa piazzola, che si chiama AL4, no? Passa sotto qui, vedete? Passa sotto. E va a finire qua davanti, guardate, ecco qui, va a finire qui. È qui che io ho operato. Cosa ho fatto? Mi sono messo col taglierino ad aprire la scheda madre e a cercare questo punto qui, dove la CPU dà gli 1,8 volts che dovevano essere presenti sia sul punto di controllo del wifi sia sulla resistenza. Purtroppo non c'erano né là né lì. Cosa ho fatto? Innanzitutto ho fatto un ponticello da qui al punto di controllo del wifi. Quando ho fatto quel ponticello, mi sono accorto che sulla resistenza non c'era assolutamente la 1,8. Ho fatto il secondo ponticello dalla resistenza al filo. Ok? Questo è tutto il tragitto. Spero che sono stato abbastanza chiaro. E quindi sulla scheda madre sarebbe a dire che qui ho tagliato in questo punto. È piccolissimo, non è che guardandola lì sembrerebbe chissà che enorme, ma qui ho dovuto aprire, arrivare fino al secondo layer, non al primo, al secondo layer, su quella piazzola lì dell'1,8 ci ho messo un filetto, questo qui da 1 mm, l'ho fatto passare dietro e l'ho saldato nel punto di controllo. Vi faccio vedere. Naturalmente poi, una volta che l'ho saldato, ho messo tutto sotto il mask, perché altrimenti mi andava in corto, no? Faccio vedere, eccoci qua. Allora, per chi guarda da YouTube, dal microscopio, ma anche per chi ci segue da Facebook, farò vedere dal microscopio il mio lavoro. Allora, lavoro sinceramente da certosino, perché questo lavoro meriterebbe un applauso, perché l'ho fatto con convinzione che sarei riuscito e ci sono riuscito. Allora, eccolo qui, vedete, questo è dove ho aperta la scheda madre. Qui ho saldato il filetto, che eccolo qui, che poi va a finire dietro, e ho messo tutto solder mask, no? Per poter. Daniele, ciao, ma non stai in palestra? È riparato il wifi e sto solo spiegando agli amici che ci seguono su YouTube e anche su Facebook come ho fatto. Qui ho chiuso, poi il filo ho passato dietro e l'abbiamo messo accanto al wifi. Quindi vedete qui, questo è il filo che viene da dietro, passa qui, no? Passa da qui e va a finire nel punto di controllo al wifi dove è stato saldato qui. Quindi ho fatto ritornare la corrente in due punti,
qui e sul condensatore, ma mancava qua giù alla resistenza, a questa qui, vedete? Questa è la resistenza famosa. Quindi che ho fatto? Anche questa qui l'ho ponticellata. L'ho detto a Daniele che l'avrei fatto il ponticello per vedere se si riattivava. Quindi ho messo qui, vedete, l'altro pezzo di filo e l'ho congiunto al filo quassù, dove naturalmente anche qui ho messo le solder mask. Quindi questo è il percorso, vedete? Da questa resistenza a qui. Wi-Fi non c'era, adesso magicamente è tornato. Naturalmente adesso mettiamo anche un po' di solder mask qui, all'origine della nostra resistenza, poi riproviamo, ma poi assembleremo tutto per bene, perché manca la copertura qui, manca l'antenna e tutto il resto. Ma giusto per riprovare, metto giusto un po' di solder mask qui e andiamo a vedere se il Wi-Fi ancora continua a funzionare. Come avete visto, ci siamo riusciti in questa impresa titanica. Wi-Fi non funzionante causa tracce interrotte, per altre vie abbiamo recuperato il tutto, anche perché quando si chiude una porta si può sempre aprire un portone, no? Avete capito, ragazzi? Quindi questa soluzione mettetela da parte perché vi potrebbe servire se vi trovate di fronte a un Wi-Fi Grid dovuto però a mancanza di corrente, perché se invece tutte le correnti c'erano, anche questa, allora il problema non era la corrente, ma era l'IC del Wi-Fi. Quindi andava tolto l'IC del Wi-Fi, pulito, fatto un bel cambio di IC del Wi-Fi e si rimetteva giù e avreste rimesso a posto il Wi-Fi. Quindi dico sempre agli alunni, prima controllate le tensioni, i voltaggi, no? Se ci sono tutti e il Wi-Fi non funziona, il Grid, allora andate a sostituire l'integrato. Non si parte in quarta, vado a sostituire l'integrato perché il wifi non funziona. Perché in questo caso non avresti ottenuto nulla. Perché? Perché non c'era la corrente. Se non c'è la corrente cambia quello che ti pare. È come se cambia la lampadina. Se la lampadina si accende la cambi. Sì, ma la corrente c'è sta. Perché se la corrente non c'è, cambia la lampadina e non si accende uguale. Prima ci deve essere la corrente. Ok? È chiaro? Io ho parlato. Ugh. Allora, andiamo a vedere se il wifi è rimasto attivo perché. Poco anzi, ve l'ho fatto vedere che è attivo, mi direte, ma ora non funziona più. Può essere pure, potrebbe anche essere, però sapete, per l'impossibile ci stiamo attrezzando. Rimontiamola velocemente la scheda e vediamo se ancora funziona il wifi. Ah, mettiamo l'antenna così si amplifica. Non l'ho messa prima, poi vi dite, ah, ma tu lo fai apposta. Ecco, questa l'antenna non l'ho messa prima perché per lavorare sul supporto dà fastidio. Quindi la tolgo. Poi va rimessa, naturalmente, se vogliamo il wifi. Amplified, prendeva solo due reti, con questa antenna le prenderà tutte, pure quelle che vengono da Gesù Cassino, non so se c'è qualche rete wifi che arriva da Cassino, la prendiamo anche quella. Vediamo se è entrato tutto. Ok, questa antenna se non c'è il wifi diventa molto molto più basso. Se fai uno scherzo a un amico e non fagli prendere wifi, gli togliete questa antenna. Quello vi comincerà a dire, ma com'è che il mio telefono adesso prende poco il wifi? Tu gli dirà, ah, ma se sta invecchiando il telefono. Non gli fate scherzi cretini però, eh? Io lo sto dicendo così per scherzate, ma voi non è che date questo scherzo realmente al vostro amico, no? Allora, adesso vengo anch'io in palestra, Daniele. Non perché ci sei tu, perché mi devo andare a smaltire il pranzo di oggi. Mamma mia quanto ho mangiato oggi. Meno male che era pesce, pensate se era altre cose, pesce, insalate, tutta roba giapponese, tutta a base di sushi Sichuan. Non so se mi sono spiegato, è sushi Sichuan, no? Okay. Allora, il wifi è rimasto attivo? Penso di sì, era attivo pure prima. Oh, eccoci qua. Signor Roberto, lei mi ha fatto lavorare tanto su questo telefono, Mi ha fatto massacrare per riattivare il wifi, però è con piacere perché è una persona educata. L'ho fatto, non cambiando per nulla il prezzo, offerta natalizia pure in questo caso. Poi dicono che sono caro, caro nel senso che sono bravo, che ne so, bello, I don't know. Sta partendo, Wi-Fi sarà ancora attivo o si è disattivato? Secondo me è ancora attivo, però se sa mai. È partito, Touch ID, quello purtroppo l'abbiamo visto nelle precedenti puntate, se non fa niente. Vediamo se Wi-Fi è ancora attivo. Mamma mia, è ancora attivo! Oh, capi di catena!
Daniele non funzionava prima, vero? Lo fai? Vediamo dentro nelle impostazioni se mo l'abbiamo potenziato mettendo l'antenna. Guarda quante reti! Oh, esagerato! Tutte ste reti prendi! Non prendevi niente prima! Eri il graied, e mo che è successo? Oh, l'ho riparato! Porca miseria! Dicono di me che non so fare nulla. Ah, no, aspetta. Dicono che non so fare un cazzo. Cioè, com'era? Aspetta. Quello là, quello che mi insulta, dice che io non sono capace a fare niente. Ma guarda un po', però l'ho riparato. Oh, ragazzi, se non sapete far niente, pure voi saprete fare questo. Okay? Se io non so far niente, ha riparato questo, pensate un po', voi che siete più bravi di me. Magari lui è più bravo di me. Solo che quel tizio là, no, che mi insultava, quando venne qui, lì, per poi si andò a lavorare per una ditta perché lo voleva, sapete qual è il problema? Che non ci è andato, perché ha detto che lui non sapeva far nulla. Ok, dunque, ha forato in quel punto, sì, beh sì. Ivo Vergani, buonasera, Luigi Massari, buonasera, Rosario Murgo, buonasera, Giovanni Re, grazie per tutto. Ah, Giovanni Re, grazie, sei molto gentile. Basta telefonia, ciao. Vi dicevo, mi ha detto che non sapeva fare nulla, però quando io gli ho proposto di andare a lavorare, lui non ci è andato perché ha detto, ma io non sono in grado. Caspita, allora non so, sono io quello che non sa fare nulla. Lo sei te? Ah, spita Caterina, bisognerebbe mettersi d'accordo, va, però comunque. Capisco che uno si arrabbi, capisco, perché che ho fatto in fin dei conti? Tu ti sei proposto male, io ti ho detto, io e te non siamo più amici, fine, no? Le amicizie possono finire, poi se uno vorrebbe riavere un'amicizia, dovrebbe ammettere umilmente, ma molto umilmente, di aver sbagliato e dovrebbe anche chiedere con molta convinzione, mi deve convincere, perdono, altrimenti ciao! Auf Wiedersehen. Dunque, comunque, come fai? L'abbiamo rimessa a posto. Che mancherebbe qua? Ti rimetto a posto. Basta, finito. Oh, quante cose devo fare? Gli ho riparato mezzo mondo a sto telefono. Per 90 euro. E basta, no? Martedì 17 dicembre. Aspettate, no, lo colleghiamo al wifi. Voi direte, ma no, chi ce lo dice che funziona? Colleghiamo al nostro wifi. Un attimo solo, prendiamo una rete qualsiasi. Quella più semplice. Dove sta? È Tomasi, sto Roma. Scusate, metto la vaso. Non guardate. Manco me la ricordo, vado a leggere. È scritta qui, ragazzi, perché c'ho il router, come si chiama? La saponetta. Connetti, eccoci qua, ci stiamo connettendo ad iPhone Assist Roma, si è connesso. Vediamo se naviga, perché Wi-Fi se funziona, se naviga pure, no? Apriamo Safari. Che apriamo Apple, va. Apple. Oh, si sta aprendo l'Apple! Che venderanno? Consegne caduto in un giorno. Se ordini entro il 23 dicembre. Oh, ordinatemi qualcosa entro il 23. Che volevamo questo? Concludi la configurazione, ma fate affari tuoi. Perché il 23 dicembre è il mio compleanno. Regalatemi qualcosa su. Che ne so, un iPhone 11? No, no, un iPhone 11 no. Mi servirebbe un computer nuovo perché questo qua sta strippando, sta morendo. Io, siccome vi faccio le dirette e vi do le dritte per riparare i vostri telefoni, oh, passatevi la mano sulla coscienza e uno sul portafoglio e regalatemi un bel computerino. Un i7 ultima generazione, 17 pollici. Che vi costa? Se vi mettete insieme un po' di voi, no? Ma boh, ragazzi, l'ho riparato? Funziona. Questo è uno di quelli che ha detto sì. Ci abbiamo un secondo telefono di questo signore che gli ho detto che non valeva la pena riparare. Perché? Perché è un iPhone 5S con un danno alla Nandese, alla Nand. Ok? E allora lascia sta. Perché se te devo rappezzare la Nand e gli ho già cambiato anche il tristar a quel telefono, basta, no? Lasciamo sta. Gli ho detto, senti, facciamo una cosa. Questo lo mettiamo, questo lo buttiamo. Prendiamo una scheda perché... Comprare una scheda di un 5S costa di meno che ripara quello alla fine, perché se mi deve pagare Tristar, Nand e non so che altro alla fine, oh, lascia sta. Cercherò una scheda a un buon mercato, se ce l'avete un 5S a buon mercato, almeno 32 giga, non va presentato con 16 giga, ormai 16 giga non ho nessuno, e a buon mercato gliela proponiamo al signore, risparmia e c'ha il telefono non rappezzato, cioè perché in fin dei conti sarebbe multisaldato, no? È chiaro? Bene, ragazzi. Per quanto mi riguarda, da quanto tempo sono in diretta? Caspita, già 54 minuti. Abbiamo voluto parlare di questo telefono, che questa è la terza diretta che faccio su questo telefono. Prima era morto, l'ho riportato in vita. Poi abbiamo scoperto che c'era il wifi che non funzionava e abbiamo detto lo ripariamo. Abbiamo fatto
indegnamente offline del Ponticello. Il secondo Ponticello l'ho fatto adesso in diretta perché mancava sempre la corrente, ma sulla resistenza. Il wifi si è riattivato in diretta, siamo riusciti a ripararlo, sono contento. Spero che anche voi abbiate trovato giovamento dalla soluzione che vi ho dato. Ricordatevi però, se ci sono tutte le tensioni elettriche, non andate a fare Ponticelli, ma cambiate l'incisore wifi. Se invece ci fosse una linea mancante, fate come me, cercate dove poter riprendere la linea che manca, che sia corrente o che sia solo una linea. E così potrete far ripartire il wifi, come è successo a questo qui. Ok? Abbiamo ritirato la 1.8 che mancava, ha ripreso vita. Bene ragazzi, io avrei finito. Se avete osservazioni fatele adesso, oppure come si dice nel gergo del matrimonio, tacete per sempre. C'è qualcuno che dice qualcosa? Dunque, Maurizio ha detto, buonasera Giuseppe, belli questi video di diagnostica con riparazione annessa. Cerco sempre di farli, però poi, sai Maurizio, non sempre ci si riesce, perché non sempre è festa. Nel senso, oggi siamo riusciti a riparare, certe volte alcuni non si riparano e io, siccome è una diretta, non vado a tagliare e metto solo quando l'ho riparato. Mi piacerebbe mettere tutti i video dove le riparazioni finiscono bene. Alcune volte non finiscono bene, per esempio quello di stamattina, mi sembra, o ieri, un telefono con la NAND che non si riparava, dove il cliente, guarda, non si ripara, che facciamo? Mi ha detto, oh, lascia stare. Boh, l'abbiamo consegnato oggi rotto, perché naturalmente una NAND rotta si può, sì, si può rigenerare il telefono, ma loro volevano i dati all'interno della NAND, ma se la NAND è rotta, come li prendo i dati? Ciao, no? E ci siamo salutati amichevolmente così, col telefono purtroppo da dentro era rotto, senza aver potuto accedere ai dati. Succede, no? Boh, io avrei finito. Se anche voi avete finito, io vi saluterei, ok? Dunque, per concludere, offerta natalizia, corso per tecnici e laboratori con annessa diagnosi e la presenza di questo soggetto qui che si chiama Giuseppe Mignanelli. Sta offerta a solo 1000 euro. Dall'anno prossimo, ve lo dico per anticipo, quindi se vi iscrivete magari fate il corso l'anno prossimo, il corso non sarà più di 2 settimane, ma di 3 settimane. E questo corso da 1000 euro non cambia il prezzo perché sono 3 settimane di corso, sempre 1000. Poi se lo faremo a prezzo normale costerà 2.376 euro. Per quanto riguarda invece il corso avanzato, perché abbiamo anche quello e alcuni ci hanno chiesto, ma c'è anche quell'altro corso, che cosa fate? Abbiamo dato tutte le informazioni del caso. Quell'altro corso avanzato durerà non più 3 settimane, ma 6 settimane, 6, 6, fa così, 6, 6, 6 settimane, perché il tempo ci vuole. Dobbiamo svolgere varie operazioni su terminali ben diversi da questi qua, 6, 7, eccetera, dall'iPhone X in poi. Il costo lì è molto alto, perché i terminali costano, l'attrezzatura per fare quel corso è ben diversa e costa di più riguardo a quella che facciamo sul 6, sul 7, eccetera. Quindi lì il costo è superiore, siamo sui 6.000 euro con 6 settimane di corso, 1.000 euro a settimana più o meno, sì, più o meno una cosa del genere. Forse faremo anche lì qualche offerta, qualche sconto, ma vediamo, ok? Per ora stiamo scontando il corso, questo qui. Base, diciamo, no? Però completo, perché facciamo tutto fino al 7 plus. Naturalmente poi dipende dalla velocità dell'alunno, perché siccome ci siamo accorti che alcuni sono lenti, per tanto per dire, Daniele che ha finito dopo quel corso che viene da Roma e anche Mattia che viene da vicino Roma che hanno finito il corso da me, gli ho detto: senti, avete fatto 2 settimane? Sì. 3 settimane ve le regalo io. Continuate per piacere perché vi voglio più professionali e loro sono stati ben contenti, non scontenti, ben contenti di continuare. Quindi si sono fatti 5 settimane di corso, io mi sono complimentato con loro perché alla fine delle 5 settimane finalmente sono dei tecnici veri e propri, naturalmente a livello iniziale, cioè devono ancora proseguire, mettere in pratica, eccetera, però si sono accorti loro stessi anche. E mi hanno ringraziato di questo naturalmente, di aver sviluppato delle qualità, delle conoscenze, delle competenze che adesso gli rendono in grado di poter lavorare. È rimasto contento Daniele, ma naturalmente ha detto poi verrò per lo stage appena possibile, perché intanto se uno lavora certe volte è difficile poi trovare il tempo, no?
venire ancora a partecipare al corso. Così anche Mattia ha detto: tanto io tornerò però a fare lo stage prima possibile. È stato contento, ha visto il suo progresso iniziale, che l'ha detto poi nelle dirette che abbiamo fatto col telefono, con l'iPhone, l'ha detto tante volte. Io ero una pippa, non sapevo manco tenere in mano un saldatore, adesso Rebolling, Ponticelli, diagnosi, molto spedito. Gli ho fatto come premio, diciamo, ciliegina finale sulla torta, riparare un telefono. Gli ho detto: senti, questo telefono qui c'è da rimettere un integrato e quattro componenti. Li metti tu? Li ha messi benissimo. Il telefono, vabbè, la diagnosi l'ho fatta io, gliel'ho però spiegata a lui perché mi sembrava giusto renderlo edotto su quello che ho fatto. Lui naturalmente ha messo sia l'integrato che i componenti, il telefono funzionava perfetto, lui è rimasto contento perché ha visto che su un telefono vivo, non morto, vivo, ha potuto riattivare delle funzioni che erano guaste, causa componenti guasti, naturalmente l'integrato e i vari condensatori e induttanze. Ha visto che è ritornato vivo, l'ha potuto accendere, testare, eccetera. È una soddisfazione, no? Al termine di un percorso, riuscire a vedere ciò è bello. Anche Daniele ha potuto prendere per mano questa cosa, cioè lui ha portato un iPhone 7 completamente guasto. Allora, era morto con due corti circuiti. In più, poi, una volta che insieme io aiutavo lui a fare le diagnosi e le riparazioni, l'abbiamo riportato in vita, c'era anche l'IC dell'audio rotto. Ok? Daniele, corso fatto qui da iPhone Assist Roma, quindi anche lui non aveva mai preso in mano un saldatore, non sapeva usare il saldatore a stagno, il saldatore a tragalda, ha imparato qui da me, ha imparato a fare le diagnosi, guidato naturalmente da me in tutti i punti, ok? Indegnamente, perché poi io non so nessuno. Abbiamo riparato i due corticircuiti, dopodiché c'era il C dell'audio e mancavano ben 10 piazzole, 10. 10 Ponticelli ha fatto sotto all'IC dell'audio il signor Daniele Refrigeri, lo può testimoniare perché poi ha fatto il corso da poco, potrete pure dirgli: oh Daniele, ma è vero che ha fatto 10 Ponticelli sotto l'IC dell'audio? Sì, è vero. E poi, dopo che abbiamo fatto i 10 Ponticelli, Daniele ha saldato l'IC dell'audio e l'IC dell'audio funzionava. Il telefono si è attivato, ha funzionato, c'era il blocco iCloud, l'abbiamo rimosso entrando e funziona tutto, parte velocemente e va. Quindi è una soddisfazione al termine di un corso dover mettere in pratica le conoscenze e prendere in mano un telefono morto con due cortocircuiti, con un IC dell'audio fracassato, farlo ripartire. Cioè, è come dire che uno che appena ha preso la patente e già sta in Formula 1 e sta a correre. Fin dei conti, queste esperienze fanno piacere farle fare agli alunni e vederli che dice: ma caspita, come sono diventato bravo, no? Uno lo può dire, no? Boh, vi dicevo che qui al corso per tecnico di laboratorio non stiamo qui a guardarci in faccia, ma stiamo a lavorare. Se uno poi si impegna e ha anche determinate, che ne so, poi dipende dalle qualità, dalle prerogative personali che uno ha, no? E anche ognuno di noi ha dei doni, no? C'è chi più bravo, chi meno bravo, comunque dipende, chi ci mette un po' di più, chi ci mette di meno. Per fare un altro esempio, Roberto, che adesso non c'è, non è venuto perché lui lavora, quindi quando lavora meglio che lavora, quando non lavora perché è precario, non è perché non vuole lavorare, viene qui a imparare, no? Perché ha imparato. Ma io mi ricordo che ho dovuto fermare pure lui. Lui è venuto, ha fatto il corso, ho detto: fermo, non ti do nessun attestato finché non andiamo avanti e non vedo che sei capace, perché qui non do certificato tecnico laboratorio a uno che non sa fare niente. Cioè, non è che venite qui, vi fate 3 settimane, 6 settimane, io do il pezzo di carta tecnico laboratorio. No, devo vedere in te delle qualità, devo vedere che sei capace, se no non te lo do. Ti fermo, ti dico: alt, non te lo posso dare. Adesso non sei pronto, mi dispiace. Come si fa a scuola? E senza offendere nessuno, che a scuola, e mi ricordo, poi si sono inventati i crediti, cioè non te boccio, ti do il credito. Che significa credito?
Mi dai soldi, un credito? No, se uno non va, fermo, non puoi andare avanti, cioè, non sei capace a fare il tecnico adesso. Aspetta, non è che ti sto insultando, sto dicendo, facciamo ancora, come si chiama, rodaggio, facciamo ancora qualcosa. E Roberto non si è offeso assolutamente. Ha continuato a venire e io l'ho tenuto per un anno, ragazzi, l'ho fermato per un anno, non un giorno. Un anno, quando ho visto adesso, al termine dell'anno, che lui era in grado finalmente di lavorare, Rebolling, Ponticelli, eccetera, eccetera, Roberto adesso sei un tecnico di laboratorio, sempre a livello iniziale, però rispetto a quando sei arrivato e quando ho detto fermate, non si può fare, adesso sì. E questo mi sembra serio e onesto, mi sembra serio perché non diamo un pezzo di carta tanto per darla a una persona, no? Lo diamo dicendo questo è capace e lo guidiamo nel diventare capace, perché non è che l'ho abbandonato Roberto, ho detto vabbè, andiamo step by step, fai questo, fammi vedere cosa hai fatto. Alla fine Roberto adesso è capace di, prima di tutto, montare e smontare telefoni, che l'ho fatto fare di continuo, qualsiasi telefono, anche l'Efonic, se l'ho fatti smontare e rimontare al ragazzo, ed è pure preciso, e adesso sa anche lavorare. Faccio un esempio di Roberto. Roberto ha preso un iPhone 6, con il modem rotto, ok? Corticircuiti, è stato in grado Roberto di trovare che non era colpa del telefono il cortocircuito, ma era il modem che era in cortocircuito. Cosa abbiamo fatto quindi poi? Era una prova. Abbiamo preso un modem di un altro telefono, l'abbiamo installato su questo telefono e ha funzionato! Il telefono si è avviato stranamente con un altro modem. E lì era attivo, però poi dopo se ne è accorto il telefono che non era il suo, si è bloccato, però ha funzionato, l'ha fatto ripartire, non era più in cortocircuito. Roberto, che ho tenuto fermo per un anno, e non solo lui, anche altri ho fermato, no, non faccio tutti i nomi perché qualcuno diceva che sono stati tutti quelli che hai fermato, perché oh, scusate, se ognuno ha i suoi tempi, che adesso è venuta qui la ragazza per dire invece che è andata velocissima, di recente, Marica. Quella non l'ho fermata per niente, quella andava come col turbo, che devo fermare? Gli dicevo, senti, sei già bravissima, che sei venuta a fare qua? Dice, ma io non ho mai fatto nulla, però dopo 2 giorni già aveva fatto quasi tutto il programma, dico, caspita, ma sei proprio brava, meriti un premio, ti faccio fare una cosa più difficile, poi sei un po' bloccata, però. C'è chi è bravissimo, parte in quarta e va una freccia, chi invece va un po' più lento, poi chi va lentissimo. Daniele va lento, mi sa che lo bloccherò, già gliel'ho detto, il Pisano qua, mi sa che ti blocco, e non si è offeso, ha detto, ah no, se mi devi bloccare vuol dire che è una cosa seria, sì, devi farlo bene, anche perché lui già stava parlando a stage, invece che stage sarà continuo al corso, perché se non vai bene, non vai bene. Scusate la digressione, ma è per far capire che facendo il corso qui non si diventa Gesù, ma nemmeno si diventa, che ne so, tecnico così, con facilità. Devi aver acquisito delle qualità che io vedo in te, che vieni qua, e quindi ti do il pezzo di carta, perché là c'è il mio nome e cognome, là io attesto che tu sei tecnico di laboratorio, non è un pezzo di carta solo come dicono alcuni quando prendono in giro su internet, che lo do così, che tanto non conta, no, conta, anche perché mi capita sempre, mi è capitato pure di recente, che delle ditte mi chiedono qualcuno che vada a lavorare da loro, dice, vogliono uno che ho formato io che vado a lavorare da loro. L'ultimo che ho mandato a lavorare in una ditta è Mario, che è stato qua di fronte a me, che ho fatto il corso da me. Mario lo può testimoniare perché Mario mi segue anche sui video. Allora, ha fatto il corso per tecnico laboratorio. Poi una ditta mi ha chiesto qualcuno ad andare a lavorare, non dico il nome della ditta per ovvi motivi di pubblicità, di Milano. E Mario ha detto: io voglio andarci. Dico: allora, Mario, vieni qua. Ti faccio una preparazione prima di andare a lavorare, ti prepari, da me l'abbiamo chiamato stage di preparazione. Lui, da persona molto umile, è venuto qui, si è fatto 3 settimane sotto la mia guida, dove io l'ho guidato negli step by step a lavorare, l'ho mandato a fare il colloquio con la ditta. Adesso non so come è andato a finire, perché poi lì queste ditte fanno il colloquio, prendono in prova e poi sono loro che devono decidere. Però io posso dire che le ditte mi chiedono delle persone che hanno qui fatto il corso perché dicono che è fatto bene, se no non chiederebbero a me,
poi vanno a lavorare. Ne ho mandati diversi. Una ditta tedesca me ne ha chiesti 5 di tecnici di andare a lavorare in Germania, l'ha chiesti a Giorgio Mignanelli. Devo anche dire che purtroppo nessuno vuole andare in Germania, perché gli italiani non staccano il sedere dall'Italia. Però la ditta a me l'aveva chiesti, 5 persone andare lì a lavorare presso una ditta prestigiosa tedesca, tecnico di laboratorio. Nessuno ci è voluto andare. Io poi non è che li posso costringere ad andarci, no? Altre ditte pure, uno dei Campobassi mi ha chiesto gli operai, Giuda, mi hanno chiesto altre persone, Giuda, in Calabria, in Sicilia, dappertutto mi chiedono chi è che hai preparato bene. Anche un corsista che conosco molto bene, Giovanni, da Napoli, sto aprendo un altro laboratorio a Napoli, mi mandi qualcuno che ha fatto il corso da te? E gliel'ho mandato. Ciao Giovanni, ha fatto il corso da me, Giovanni, mi ha chiesto di mandargli un altro. L'altro ragazzo ha fatto il corso da me, tempo fa, poi non è nemmeno italiano, mi ha chiesto un altro operaio da mandare pure lui a Milano e gliel'ho mandato, gli ho anche indicato delle persone. Quindi diciamo che poi si può dire che anche qui quelli che si formano potrebbero anche subito trovare una ditta che li accoglie. Adesso non mi ricordo tutti i casi, l'altro ragazzo qui di Cagliari sta facendo il corso, già la ditta, c'è uno di Cagliari che aveva lavorato da me, dico sì, te lo mando appena finito, c'è sto ragazzo, te lo mando da te. Vedete, quindi ci sono occasioni continue. Poi molti si vogliono mettere in proprio. Quando gli dico, ma dopo che fai? Ah, io ho già la ditta che mi ha fatto i miei. Vabbè, non è manco facile tenere la ditta, perché poi i primi anni vanno bene, poi le sasse e tutto il resto è un casino. Però io capisco che uno vuole avere la soddisfazione di aprirsi il suo negozio, che lo faccia. Io comunque ho finito. Era una digressione per fargli capire come funziona il tutto. C'è un ragazzo che mi ha chiesto di spiegare come noi organizziamo le cose, che è un amico, Francesco, sto parlando di te, stasera già mi sono dilungato troppo, quindi non lo faccio, però vabbè, ti esporrò come facciamo noi, perché lui mi chiedeva, voi come fate, quando avete tanti terminali, a sapere quegli integrati, quelle parti e tutto il resto, come vi organizzate per riuscire a capire qual è di questo, qual è di quell'altro, eccetera. Francesco, ne parliamo un'altra volta, mo stasera già sono più di... sono un'ora e 12 che sto chiacchierando, alla fine mi tirano le pizze appresso, perché parli, insomma, lasciamo stare, no? Vediamo se c'è qualcun altro che ha parlato qui. Rosario Murga ha detto esatto, pure Rosario, per esempio, è venuto qui ad agosto a fare il corso da me, è stato molto bravo, Rosario Murgo, che mi sta commentando su YouTube, ed è andato a lavorare a Novara, se non sbaglio, vero Rosario? E anche a te, se non mi ricordo male, ti proposi quella ditta di Roma, che cercava un operaio, dove non è andato poi quell'altra persona di cui parlava, perché ha riconosciuto che lui non era capace. Mi sembra che te lo proposi, poi adesso non mi ricordo al 100% bene. Ok, per quanto mi riguarda, io avrei finito. Vi devo salutare sia da Facebook che da YouTube. Vi ringrazio per avermi seguito, abbiamo affrontato il discorso di un wifi grigio non attivabile su un iPhone 6, l'abbiamo risolto per vie traverse, avendo individuato una linea, la 1,8 volts, che era assente, quindi l'abbiamo portata alla corrente per forza, dalla CPU naturalmente, perché era la CPU che azionava il tutto, fino ai punti dove mancava, e il wifi è ritornato attivo. Grazie e buona serata, ciao a tutti! Chiudiamo quindi.